Ciao amici, benvenuti in questo nuovo video. Io sono Alessio e oggi voglio parlarti di 5 caratteristiche di Capture One Pro che mi fanno letteralmente impazzire. 5 caratteristiche che non trovo in altri software o che non trovo allo stesso livello e che, nonostante i difetti impliciti che ci sono in qualsiasi software, mi fanno capire perché pago da ormai 10 anni ogni volta, ogni anno, il rinnovo della licenza di Capture One Pro. Quindi adesso mettiti comoda o comoda che iniziamo, però come sempre ti ricordo di sostenere il mio progetto facendo come? Iscrivendoti al canale, mettendo un click sulla campanellina, mi aiuterai a continuare a realizzare contenuti di questo tipo. Cominciamo! Una delle caratteristiche più apprezzate di Capture One è la possibilità di personalizzare a fondo l'interfaccia di lavoro. Questa qui è l'interfaccia area di lavoro predefinita che ti trovi una volta installato il software ed è caratterizzato ovviamente da una colonna, in questo caso alla sinistra, con tutta una serie di pannelli che contengono degli strumenti. E qui iniziamo a vedere la sua caratteristica, ovvero i pannelli non sono altro che delle raccolte di strumenti. Ce ne sono di predefiniti, ad esempio qui abbiamo il pannello ottica che contiene degli strumenti per la gestione della distorsione eccetera dell'immagine, abbiamo il pannello del colore dove trovi strumenti per la gestione del colore, troviamo il pannello esposizione dove hai tutti gli strumenti per la gestione dell'esposizione, chiarezza, HDR dell'immagine e via dicendo. Ma sono per l'appunto dei raccoglitori, tutti gli strumenti possono essere gestiti come ti pare e piace. Infatti guarda, tolgo istogramma, tolgo lo strumento livelli, pennelli di stile, bilanciamento del bianco, esposizione, HDR, chiarezza. Vedi, sono tutti strumenti che tu vai a comporre all'interno del pannello con la sequenza logica che desideri, come fosse un puzzle. Adesso qui il pannello è completamente vuoto, io posso aggiungere gli strumenti, quindi scegliere anche un ordine diverso, porto ad esempio chiarezza sotto i pennelli di stile, i livelli, poi HDR lo inserisco qui in mezzo, vedi, effetto magnetico, compongo il mio pannello con gli strumenti, ma se uno strumento non mi serve vado a rimuovere lo strumento specifico che non mi serve e posso aggiungerne altri, facendo come? Tasto destro, aggiungi strumento, qui trovo tutti gli strumenti messi a disposizione da Capture One, ma veramente tutti, e puoi inserirli all'interno del pannello, quindi crearti la tua sequenza di strumenti che vuoi utilizzare. Ipotizziamo, vediamo, LCC è uno strumento particolare, lo aggiungo, vado ad aggiungere un altro strumento, normalizza, insomma aggiungo gli strumenti che mi servono, vado poi a comporli come ti ho fatto vedere, come mi pare e piace. Questi strumenti puoi anche utilizzarli direttamente qui, vedi che va a modificare l'immagine, quindi anche dal punto di vista del metodo di lavoro è molto comodo se vuoi lavorare con lo strumento messo proprio lì vicino dove devi fare l'intervento per capire come funziona. Questa è una cosa molto molto bella. Ma anche i pannelli possono essere personalizzati. Qui ho tutta una serie di pannelli, ma ne posso inserire anche di altri. Basta fare il tasto destro, invece di strumenti vado sui pannelli e vedi che posso aggiungere un pannello. Questi qui sono quelli predefiniti, quelli in grigio sono quelli già presenti nella mia colonna di sinistra, ma posso anche aggiungere dei pannelli che sono nascosti, ad esempio bianco e nero. Sono dei pannelli predefiniti, questo qui è bianco e nero, che contiene tutta una serie di strumenti che sono pensati in modo specifico magari per la gestione delle immagini bianco e nero. Attenzione, gli strumenti possono essere anche dei doppioni, ad esempio se io vado in pannello esposizione e trovo qui lo strumento esposizione, eccolo qua, allo stesso modo lo trovo anche nel pannello bianco e nero, quindi è lo stesso identico strumento. Ti puoi creare più pannelli anche con gli stessi strumenti, magari combinati in modo differente in base alle tue necessità. Se non fosse finita, tutto questo può essere salvato, quindi se tu utilizzi questa interfaccia di lavoro o questa serie di pannelli o vogliamo eliminare dei pannelli, vado a rimuovere un pannello specifico, vado a rimuovere ad esempio esposizione, mi chiedo di confermare, vedi sparisce, mi creo la mia sequenza di pannelli, posso salvare l'interfaccia di lavoro andando su finestra, area di lavoro, ci sono delle aree predefinite ma ti puoi anche salvare la tua area di lavoro, nel mio caso ho questa qui, vedi Alessio,
Cliccando lì, automaticamente mi si riorganizza tutto in base alla mia area di lavoro che utilizzo spesso. E come hai notato, vedi che adesso la colonna con tutti i pannelli strumenti è alla mia destra, in stile Lightroom, a differenza di prima che si trovava alla sinistra. E il browser, ovvero la possibilità di navigare all'interno delle foto, si trova qui, sulla colonna di sinistra. Ma se io voglio piazzarla in un posto differente, tipo qui sotto, tipo film strip di Lightroom, nessun problema, visualizza, vado a cercare il browser, perché sarebbe quello il suo nome, e clicco su posizione in basso e il browser viene posizionato qui, anche con metodi di visualizzazione differente, in modo da poter scorrere tra le immagini. Qui gestisco un'immagine alla volta, ad esempio per fare la gestione dell'esposizione, contrasto, eccetera, ma posso anche attivare la modalità, che è questa qui, multiview, in modo tale da poter selezionare più immagini contemporaneamente, tipo queste tre, e gestirle assieme. Vado su ognuna posso gestirne l'esposizione, contrasto in modo specifico, però ho una visione completa di tutte e tre le immagini che ho selezionato per dare in pratica una uniformità. Anche le informazioni qui che trovi sotto le immagini possono essere nascoste, visualizzate, si può fare veramente di tutto. Vuoi cambiare gli strumenti che trovi qui nella barra in alto degli strumenti? Tasto destro, personalizza barra degli strumenti, hai tutta una serie di strumenti, possiamo scegliere di togliere uno strumento, di aggiungerne un altro, di aggiungere, vedi, aggiungo questo strumento, tolgo l'altro, faccio qualcosa di sbagliato, scombussolo la barra degli strumenti, basta prendere quella predefinita, la trascino qui e viene tutto ripristinato come nell'interfaccia di base, quella predefinita. Insomma, posso personalizzare tutto. Il colore di sfondo del posto dove vado a fare le modifiche, posso scegliere nero, posso scegliere bianco, vedi, puoi scegliere la modalità che preferisci per personalizzare il tutto. Veramente Capture One da questo punto di vista è la migliore soluzione che puoi trovare in commercio per quanto riguarda la personalizzazione e adattamento dell'interfaccia di lavoro. Capture One, a differenza di altri software, ti permette di gestire lo sviluppo multiplo di più immagini contemporaneamente. Attenzione, non va confuso con la sincronizzazione, che ovviamente è presente anche in Capture One. Per farti capire porto degli esempi pratici. Vado a selezionare una serie di immagini, 4 immagini del film strip, e come fa ogni software io posso però gestire singolarmente lo sviluppo di una immagine alla volta, quindi questa immagine vado a correggerla nell'esposizione eccetera, poi passo all'altra e via dicendo. Con Capture One però puoi visualizzare anche tutte le immagini contemporaneamente in fase di sviluppo, basta cliccare sul pulsante apposito ed ecco che nell'area di lavoro vedo tutte e 4 le immagini. E che utilità ha questa visualizzazione? Mi permette di agire nello sviluppo singolarmente su ogni immagine, vedi, clicco su questa e la gestisco, vado a cliccare su questa e la gestisco, sia nella color come in tutti gli strumenti che ho a disposizione, però ho una visione completa di tutte e 4 le immagini ed è un vantaggio notevole perché mi permette di vedere tutte le immagini, regolare le immagini, capire se c'è una uniformità nell'esposizione, nella color, creare ed uniformare lo sviluppo delle immagini che sto gestendo. È un valore aggiunto notevole, ma non è finita qui. Ti faccio vedere un'altra cosa, vado a resettare tutte le regolazioni su queste 4 immagini, vedi, in un colpo solo le ho resettate e guarda cosa faccio, prendo questa immagine e gli do un più 2 di esposizione, prendo questa immagine e gli do un meno 1 di esposizione, prendo questa immagine, gli do un meno 2 di esposizione, non meno 20, meno 2, e questa la lascio a 0. Concentriamoci su esposizione. Quindi, in sostanza, io ho 4 immagini con delle modifiche dei valori specifici. Ma se io voglio, ad esempio, aumentare l'esposizione su tutte le immagini contemporaneamente, si può fare con Capture One. C'è questa funzione predefinita, adesso io vado a cliccare il tasto Q sulla tastiera ed ecco cosa compare sotto ogni immagine. Esposizione meno 1, esposizione 2, esposizione meno 2, esposizione 0. Ed è straordinario perché adesso io vado qui su esposizione che è impostato a 0 e posso variare l'esposizione di tutte le immagini. Guarda, schiarisco, scurisco. Ma come variano? Se ad esempio io qui gli do un più 0,5, eccola qui,
un più 0,5 di esposizione, non è che tutte le immagini vanno a 0,5, ma viene aggiunto un 0,5 di esposizione in base al loro valore iniziale. Infatti lo trovo riportato qui, esposizione meno 0,5 su questa immagine che era a meno 1, esposizione 2,5 su un'immagine che era a più 2 di esposizione, esposizione meno 1,5 aveva inizialmente un meno 2 stop e ovviamente un più 0,5 sull'immagine che aveva un 0 di esposizione. Quindi posso agire su tutte le immagini aumentando con un valore oggettivo, però basandosi sul valore soggettivo iniziale. E questo vale per l'esposizione, ma ad esempio posso farlo anche sul contrasto, aumentando il contrasto o riducendolo. Adesso io sto utilizzando la rotellina del mouse, quindi se hai un mouse con la rotellina puoi farlo direttamente al volo. Premo un altro tasto e gestisco la luminosità, premo un altro tasto e vado a gestire la saturazione, guarda, straordinario. Vado a premere un altro tasto, gestisco le alte luci, le ombre e ancora il bianco, bilanciamento del bianco. Posso veramente fare, non bilanciamento del bianco, era il bianco sull'HDR, posso veramente fare di tutto. E questi pulsanti, queste funzionalità possono essere anche personalizzate. Infatti l'interfaccia di Capture One è totalmente personalizzabile in tutto, e si fa andando su modifica, modifica, scelte rapide da tastiera. Trovi ovviamente le combinazioni di tasti necessarie per attivare determinate funzioni come su tutti i software, ma hai anche le chiavi di sviluppo rapido che sono quelle che ho utilizzato io. Vedi esposizione, tasto Q della tastiera, contrasto W, segue l'andamento dei tasti sulla tastiera all'italiana, diciamo, e vedi che ci sono anche degli strumenti che non sono utilizzati, quindi volendo ci posso inserire un tasto per applicare una determinata modifica da applicare in questo modo, in modo da applicarla in modo uguale su tutte le immagini. Questa funzionalità aggiunta dalle ultime versioni è veramente strepitosa. Capture One è noto e famoso per la sua gestione del colore, quindi se sei un amante del controllo assoluto della color delle tue immagini, beh, Capture One è il software che fa per te, non potresti trovare secondo me di meglio in commercio. Ad esempio vado qui nel pannello color e andiamo a vedere quali strumenti trovi già di predefiniti. Caratteristiche di base e puoi profilare la tua immagine, lo prendi in automatico, il sono della mia Sony Alpha 7C, ma ho il profilo Pro Standard, ma anche il generico, sono profili ottimizzati, i Pro Standard sono quelli ottimizzati per la tua fotocamera, quindi dei profili molto validi, e in più puoi anche gestire la curva di questo profilo ad alto contrasto, extra ombre, standard, lineare, cose che non si trovano su altri software. Poi troviamo degli strumenti di base tradizionali, il bilanciamento del bianco, ma andando ad esempio su editor colore già troviamo questo intervento di base, tonalità, luminosità e saturazione di un colore specifico, quindi scegli l'area di intervento, ma trovi anche pannello avanzate e incarnato. Avanzate, ad esempio, è uno strumento molto importante perché ti permette di campionare i colori sui quali fare degli interventi specifici. Vediamo come funziona. Prendo il campionatore, gli dico voglio campionare quest'area del cielo, quindi clicco lì e vedi che prende questo arancione, lo ha centrato lì col puntino. Questa fetta è praticamente l'area di influenza degli interventi che andrò a fare qui sotto su tonalità, saturazione e luminosità, e quindi ti permette di avere l'intervento meno artificioso, lo rende più sfumato assieme agli altri colori in modo più armonico. Ad esempio vado ad aumentare la saturazione, vedi che aumenta la saturazione ma si fonde bene anche con gli altri colori vicini. E non è finita, abbiamo qui l'uniformità che ti permette di renderlo ancora più sfumato o molto più concentrato in un'area specifica, e lo vedi anche qui dall'immagine, vedi che il bordo, la fetta qui è sfumata, se io lo porto uniformità a 1 è praticamente il taglio è netto, quindi l'intervento è limitato nell'area specifica del colore che ho selezionato, però rimane comunque ben integrato anche con gli altri. Lo vedi qui sull'immagine come gli aranci vanno un po' ad influire su anche il resto del cielo in base alla mia uniformità. Però posso gestire quel colore, ma posso anche campionare un'altra parte, tipo qui i colori più freddi del mare, vedi li ho campionati, e qui vedi che la fetta è molto più piccola, posso
In questo caso ad esempio togliere la saturazione, anche in questo caso posso decidere di avere un'uniformità più ampia o più ristretta come desidero io, posso anche intervenire direttamente sulla ruota dei colori per cambiare l'area, la fetta di intervento, agendo magari anche sul colore specifico, facendo delle micro regolazioni, e posso fare quante campionature voglio. L'altra cosa bella è che posso poi decidere di togliere eventuali interventi per capire qual è stato l'intervento migliore, ma posso anche decidere di visualizzare solo un specifico intervento su una campionatura, quindi visualizza gamma colori selezionati, cliccando lì tutto il resto viene neutralizzato, viene reso monocromatico e vedo solo i colori dell'area nella quale sto intervenendo. Se seleziono l'altro campione, vedi che il cielo scompare e si vede solo il mare, e vedi che aumentando la saturazione capisco dove andrà a colpire l'intervento, non vengo influenzato nell'aspetto visivo dagli altri colori presenti nell'immagine. Strumenti molto molto avanzati presenti in Capture One. Poi andiamo su Incarnato. Incarnato è uno strumento molto potente. Per farti capire come funziona, vado a prendere un'immagine, eccola qui, un ritratto, vado a nascondere il browser e torniamo sulla scheda colore e clicco su Incarnato. Sostanzialmente funziona come avanzate, infatti posso campionare, però posso campionare solo una cosa. E ovviamente l'ideale sarebbe quello di campionare il colore della pelle. Clicco qui, viene campionato il colore della pelle e posso agire, oltre che sull'uniformità che abbiamo già visto prima, posso gestire la quantità di tonalità, saturazione e luminosità e poi anche l'uniformità della tonalità, saturazione e luminosità. Ma se la quantità è abbastanza semplice, funziona esattamente come negli altri casi, ci cambio la tonalità, in quel caso della pelle, la saturazione della pelle, ok, la luminosità della pelle, e fin qui nulla di magari stravolgente. La cosa interessante è uniformità. Tutti infatti sappiamo che la pelle non ha un colore uniforme su tutta la faccia, su tutto il corpo. Anche in questa foto vedi che qui ha un colore differente rispetto magari qui alla spalla. Bene, su uniformità tu puoi uniformare i colori. Quindi io ho campionato quest'area che vedi evidenziata sulla torta e posso dire ok, uniforma la tonalità. E vado ad uniformarla. Magari non lo noti, ma se guarda qui, ovviamente ho esagerato, guarda le labbra, se io porto tonalità uniformità a 100, le labbra hanno la stessa tonalità della pelle, quindi va a neutralizzare il tutto. Ovviamente questo è un intervento esagerato, però se guardiamo qui la parte della pelle che ha questo colore e qui la mandibola, qui la guancia è un po' più verdognola anche qui sul collo, se io vado ad aumentare il valore di uniformità sulla tonalità noterai che quel verdognolo scompare perché tende a uniformare il colore della pelle. Si può uniformare la tonalità, si può uniformare la saturazione, si può uniformare la luminosità. Ovviamente se uniformi la luminosità ottieni quasi un HDR che non ci sta bene sul volto, però serve a farti capire che strumenti hai a disposizione per la gestione dell'incarnato, quindi se sei un appassionato di ritratti, beh, è stupendo questo strumento. Ma non è finita, perché alla fine quel strumento si può applicare anche per quanto riguarda i paesaggi. Infatti se abbiamo dei paesaggi, vediamo se trovo qualcosa di interessante, ecco, tipo questo, io posso andare sul editor colore Incarnato, campionare magari dei verdi, ecco qui campiono dei verdi, ho visualizzazione gamma colori selezionati, quindi tutto il resto è stato neutralizzato, posso anche disattivarlo, ma attenzione a cosa faccio, ho cliccato qui sui verdi circa, se non ricordo male, qui così, bene, io posso dire ok, uniforma la tonalità dei verdi all'interno dell'immagine, voilà. Guarda cosa è successo qui al campo, che prima era un colore un po' più tendente all'arancio, si uniforma nella tonalità. Ovviamente ho portato al massimo, non ci sta bene. La saturazione, posso uniformarlo nella saturazione, quindi magari l'intervento diventa più naturale. Sulla luminosità posso gestirlo. Ovviamente non va bene fare questi tipi di interventi estremi, ma serve per farti capire di cosa stiamo parlando. Posso farlo sul cielo, quindi vado ad esempio a campionare il cielo in questo punto e posso dire ok, uniforma la tonalità del cielo. Uniformo la tonalità del cielo e posso qui cambiare sulla quantità la tonalità del cielo che andrà a colpire tutte le parti del cielo. Torniamo nuovamente sull'erba, campiono qui
l'erba, ho uniformato la tonalità e ci posso cambiare anche la tonalità dell'erba. In questo caso va a colpire tutta l'erba in modo uniforme. Anche per i paesaggi, quindi, questo strumento è molto molto avanzato. Andiamo a riprendere l'immagine di prima, vado a resettare le impostazioni di modifica e vado anche a rimettere l'orizzonte dritto e faccio un ulteriore intervento facendoti vedere un altro strumento che abbiamo a disposizione, bilanciamento colore. Andiamo sul principale, questa qui è la classica ruota dei colori. Magari se clicco qui su Treeway, ecco, allora magari questo strumento, se utilizzi Lightroom, ti è più familiare. Praticamente queste sono le ruote dei colori che sono state introdotte da poco su Lightroom. Bene, su Capture One esiste da sempre ed è una di quelle funzionalità che, diciamo, sono state copiate, se vogliamo metterla in questo modo. Qui abbiamo vari tipi di interventi. Su principale puoi dare una dominante generale alla tua immagine, ma guarda che tipo di, come interviene molto bene. Avere anche questa ruota molto ampia ti permette di lavorare molto più comodamente rispetto alle ruotine che hai a disposizione su Lightroom. E questo qui è un intervento generico fatto su tutta l'immagine, ma puoi fare anche un intervento molto specifico. Su Treeway infatti vedi l'intervento sui mezzi toni, ombre e luci, ma puoi avere anche le singole ruote in modo molto più chiaro, quindi solo sulle ombre ho questa bella ruota grande che mi permette di fare l'intervento magari solo sulle ombre, ecco qui, gestendone anche la luminosità di quelle ombre e l'intensità del colore. Vado sulle alte luci, farò l'intervento esclusivamente sulle alte luci, quindi vedi, vado qui, magari gli do un più un ciano, ok, regolo l'intensità e via dicendo. Su Treeway posso vedere l'intervento delle ombre, delle alte luci, ovviamente ho anche i mezzi toni, però il bello è che oltre ad avere queste tre ruotine microscopiche puoi anche agire con una visione più ampia, più comoda, e ti permette di intervenire in modo molto più facile. Ultimo strumento che ti faccio vedere è quello del Normalizza, che anche qui si trova in Capture One e non si trova altrove che sappia io. Per farlo vado a selezionare queste due immagini, vado in modalità visione multipla per vederle tutte e due e ok, cosa serve Normalizza? Serve praticamente a normalizzare, uniformare due parametri, bilanciamento del bianco ed esposizione, tra immagini differenti semplicemente con un click, e funziona in questo modo. Qui abbiamo il campionatore di selezione e il campionatore di applicazione. Quindi vado a cliccare su campionatore di selezione e dico ad esempio, guarda, campionami questo punto per quanto riguarda cosa? Il bilanciamento del bianco e l'esposizione, perché ho spuntato entrambe le voci. Quindi clicco qui, memorizza Capture One i parametri colori oltre che l'esposizione, dopodiché mi sposto sull'altra immagine, vado a cliccare sul campionatore di applicazione e gli dico applica quel bilanciamento del bianco e quell'esposizione in questo punto. Cliccando lì, ecco che viene uniformata l'esposizione e il bilanciamento del bianco. Ovviamente qui ho sbagliato, dovevo cliccare su un punto un po' più chiaro, però serve per farti capire come interviene. Volendo fare le cose differenti potrei dire ok, andiamo a campionare ad esempio questo punto dell'acqua, ok, campionato, torniamo sull'applicazione del campionatore, andiamo su questa immagine e clicco qui, perfetto, adesso ho campionato l'acqua, il colore, esposizione e bilanciamento del bianco dell'acqua dell'immagine qui alla mia sinistra e l'ho applicato su quella destra. Serve per appunto normalizzare, se hai più immagini, ovviamente dovrebbero essere immagini molto simili, quindi potrei ad esempio avere una serie di immagini, queste qui, che vado a utilizzare magari per fare un panorama, potrei decidere di normalizzare il bilanciamento del bianco per non rischiare che la cam in fase di scatti multipli abbia variato leggermente il bilanciamento del bianco. Quindi vado a prendere il campionatore, prendo un riferimento abbastanza noto a tutte, potrei prendere questo punto, vediamo, della montagna, ok, campiono lì, dopodiché prendo l'applicatore, vado qui su questa immagine e lo applico là, lo applico qui. Adesso qui sono immagini differenti, però sulle tre immagini iniziali ho normalizzato, quindi avranno lo stesso valore di bilanciamento del bianco e esposizione su tutte e tre, sempre adeguandosi all'immagine, perché gli do dei riferimenti a Capture One.
Breve interruzione per segnalarti che se ti piace questo software, se ti interessa, se vuoi approfondire o ce l'hai già ma non sai sfruttarlo a pieno, che io ho realizzato un corso completo su Capture One, anzi lo sto rinnovando con nuove lezioni proprio in queste settimane. Ti metterò qui sotto in descrizione dell'episodio il link alla pagina dove troverai tutte le informazioni e anche eventualmente delle promozioni su questo corso in essere. Torniamo alle caratteristiche che volevo farti conoscere. Capture One dispone di uno degli strumenti che non ho mai visto in nessun altro software, che si chiama maschera di messa a fuoco. Questo strumento lo puoi attivare andando sulla personalizzazione della barra degli strumenti e trascinando lo strumento, eccolo qui, maschera di messa a fuoco, lo posiziono in questo punto, fine, e guarda cosa succede quando io clicco sopra questo strumento, lo attivo. Ecco che le immagini si presentano con una maschera color verde brillante. E a cosa serve questa maschera? Lo capisci andando qui sopra, compare la descrizione, individuare le aree nitide della foto applicando una maschera colorata sopra quest'area. In pratica ti aiuta a capire dove cade la messa a fuoco e quindi capire se l'immagine è corretta, è fatta come la volevi tu. Ad esempio vado a prendere questa immagine, vado a cliccare due volte e vado anche ad adattare qui sotto il browser in modo da avere tutte le immagini. Ecco che su questa immagine mi fa capire che la messa a fuoco, la parte più nitida dell'immagine, cade in questo punto e può essere utile per capire anche se l'immagine è quella che volevo io, se è stata realizzata nel modo corretto. Vado a prendere questa immagine qui, andiamo a prendere delle immagini di montagna, eccola qui. Qui posso capire che la messa a fuoco magari è corretta, è come la volevo io, vado a coprire un po' tutti i piani, quindi è adatta allo scopo, è riuscita bene. Ovviamente non è sicura e perfetta al 100%, in certi casi potrebbe non riuscire ad individuare correttamente il punto di messa a fuoco. Ad esempio su questa immagine qualcuno potrebbe pensare che la messa a fuoco non sia riuscita bene, nella realtà stavo utilizzando un'apertura molto ampia con un obiettivo, una focale lunga, vedi che la messa a fuoco è proprio limitata in uno spazio molto molto ristretto, ma ti dà una mano a capire dove cade la messa a fuoco. Come vedi mi evidenzia quest'area, ovviamente anche questa foglia è a fuoco, anche questa parte non è evidenziata in verde, ma comunque serve a darmi un riferimento, capire un pochino com'è venuta l'immagine. Anche questa immagine, guarda dove cade la messa a fuoco, ti dà una mano. È veramente uno strumento molto potente, molto importante, perché aiuta tantissimo a capire cosa stai combinando. In certe immagini, tipo questa, non riesce a lavorare bene perché appunto riesce a capire queste cose con un'analisi dell'immagine, l'analisi dei micro contrasti, e riesce a individuare solitamente in modo molto buono se l'immagine è stata messa a fuoco correttamente. Questa immagine, ad esempio, senza la maschera di messa a fuoco potrebbe farmi pensare che sia tutto corretto, sia fatta bene. Nella realtà lui mi sta dicendo: guarda che qui le tre cime di Lavaredo in realtà non sono a fuoco, il punto di messa a fuoco più corretto l'hai preso in quest'area, avevi gestito male, magari male, avevo gestito male l'apertura del diaframma, il punto di messa a fuoco, eccetera. Andiamo magari a vedere l'ingrandimento 100% e direi che comunque è sufficientemente accettabile, nonostante magari la messa a fuoco non sia perfetta. Ancora una volta, vedi, cade qui, ma vedi, ci sono dei puntini, quindi magari potrebbe andare bene anche in questo caso. Però è comunque un buon riferimento, ti dà una mano ed è uno strumento che onestamente non ho visto in altri software di editing grafico. Su Capture One puoi trovare degli strumenti che sono simili a quelli che trovi in altri software concorrenti, ma che su Capture One sono ad un altro livello. Tra questi ti posso citare ad esempio Rimuovi Foschia, eccolo qui, lo trascino fuori per vederlo meglio, che come avviene su tanti altri software ha lo scopo di eliminare magari questo effetto nebbiolina che vedi nelle immagini, e vado a prendere lo slider, ne aumento il valore e va praticamente a togliere dal punto di vista estetico quell'effetto foschia. Però se esagero, ad esempio, come avviene anche negli altri software, cosa succede? Si possono vedere degli artefatti, come in questo caso in alto a sinistra vedi proprio degli artefatti sul cielo, quindi dovrei rimanere a dei valori più bassi. Nella realtà, su Capture One, questo strumento è un altro livello, infatti posso
guarda, lo porto al valore massimo, ci sono degli artefatti, posso, utilizzando questo campionatore, dire a Capture One: attenzione, guarda che la foschia è questa, quindi tu devi prendere quel target per fare i tuoi interventi. E infatti premo sul campionatore, gli dico: guarda che la foschia è qui, e clicco e l'immagine, guarda, si è sistemata. Cosa ha fatto praticamente il Capture One? Ha adattato l'intervento agendo su uno specifico target della nostra immagine, quindi è personalizzato e rimuovi foschia su questa immagine, tant'è che andando al valore 100 massimo, sì, il cielo è ancora un po' rovinato, ma rispetto a prima, guarda, lo metto in automatico, stiamo parlando di una cosa completamente differente, gli ho dato un riferimento sul quale lavorare e adesso l'intervento è molto più azzeccato. Potrei prendere altre immagini, tipo anche questa, vado a dare un valore massimo, lo porto a valore, eccolo qui, 100, però col campionatore che era rimasto attivo posso dirgli: prova a campionare qui, vedi che cambia l'intervento, posso individuare magari il target migliore per la resa migliore del rimuovi foschia. Andiamo a prendere delle altre immagini, potrei prendere ad esempio questa qui, stessa cosa, vado ad aumentare il valore, ok, va bene magari come ha fatto l'intervento adesso, però posso sempre utilizzare il campionatore per fare dei test e capire se magari ci sono dei punti dove l'intervento rende meglio. Ovviamente devo dargli dei target reali, dei target veri dove c'è della foschia, in modo da fare un intervento in modo specifico per l'immagine in questione nel modo ottimale. Questo è uno degli strumenti, ma esiste poi valori tonali che non si trova su altri software concorrenti. Tanti strumenti sono stati copiati da Capture One. Posso citarti ad esempio l'utilizzo delle ruote di colori su Lightroom, uno degli ultimi interventi è stato letteralmente copiato da Capture One, nel quale esisteva da anni, da varie versioni. Senza parlare dello strumento della correzione prospettica, eccolo qui, dove è punto chiave, che magari tu già ti ricordi, conosci, se utilizzi Lightroom, quello che ti permette di dare i riferimenti. Bene, questo strumento esiste da tantissimo tempo, da tantissime versioni su Capture One, e solo recentemente è stato introdotto su Lightroom. Insomma, Capture One è sempre stato un'apripista nell'introduzione di strumenti, o comunque strumenti molto avanzati. Ed eccoci alle conclusioni, dimmi cosa ne pensi di queste 5 caratteristiche che ho estrapolato, vai qui sotto nei commenti e dammi il tuo punto di vista. A me non resta che ringraziarti per avermi seguito fino a questo punto, ti invito ancora una volta a mettere un like al video, iscriverti al canale e mettere un click sulla campanellina, mi trovi anche sui social dove metto dei contenuti ogni tanto, e noi ci vediamo al prossimo episodio. Ciao da Alessio!